Domenica sarà attesa la prima partita, una trasferta difficile in quel di Padova. Ho letto un po' di referenze su di lei, a Bassano e a Vicenza, carattere molto tosto, quindi che tipo di Rimini dovremo vedere da ora in avanti? Beh, Rimini sicuramente diverso da quello che c'è stato nelle ultime partite. Io penso che in questi frangenti bisogna recuperare soprattutto la voglia di combattere, questo viene solo con un recupero dell'autostima che adesso è piuttosto bassa. Come ho detto prima, non penso che la squadra sia inferiore ad altre, ma solo bisogno di recuperare un attimino di fiducia, tutto qua. Quindi la cosa importante, il lavoro importante è quello. Ecco, oggi ha visto per la prima volta i suoi giocatori, le prime parole utilizzate per tirargli appunto su di morale, per avere già il polso della situazione in mano? Io penso, come ho detto prima, che sia importante che i ragazzi lavorino con serenità. Lavorare con serenità non vuol dire essere tranquilli, vuol dire essere consapevoli dei pregi, dei difetti, anche consapevoli della situazione che si sta vivendo, perché solamente rendendoci conto di quello che sei e di quello che fai puoi venire fuori dalle difficoltà. Mister, prima l'ultima domanda parlava di piazze importanti. Rimini è sicuramente una piazza importante, ha dei tifosi, una tifoseria importante. Come si riconquista una tifoseria come quella biancorossa e come si riportano i tifosi allo stadio vedendo la situazione? Ma io penso che l'unica maniera sia quella veramente di mettere in campo al 100% e dimostrare che con il comportamento, con l'impegno durante la settimana e la domenica, che ci si merita di stare in un posto importante, tutto qua. È molto semplice alla fine, è un segreto di Pulcinella, però è l'unica ricetta che posso conoscere. Chiaramente, ripeto, per fare questo ci vuole una sana autostima, perché non è quella la chiave di lettura. A questo punto grazie, in bocca al lupo. Crepi.